Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il quarto cavaliere. Fucile a pompa esotico di Destiny 1, riportato in Destiny 2 con la quest esotica uscita ieri. Per tutti quelli che vengono nel Destiny 1 e quindi si ricordano quest'arma, diciamo, ai tempi d'oro, quando veniva utilizzata parecchio in PvE, vi comunico che non è assolutamente la stessa arma. Ma iniziamo guardando nel perk. Infatti il perk esotico del quarto cavaliere ci permette di sparare in modo automatico, aumentando ad ogni sparo la cadenza, l'impatto e l'ampiezza del cono di fuoco. A primo impatto si potrebbe pensare che questo perk possa essere più utile in PvE, magari per far danno. Tuttavia, facendo il nostro solito test di calli, è venuto fuori un danno medio di circa 150.000, che in confronto per esempio ai 300.000 del fardello di Zanagi è veramente niente. Di conseguenza in PvE l'arma non trova assolutamente un'applicazione per quanto riguarda il DPS, e l'unica cosa per il quale potremmo utilizzarla sarebbe contro i mini boss, anche se probabilmente sprecheremo uno slot esotico, considerando che esistono pompe automatici come per esempio il Paralosso Perfetto, che possono avere canna forata o gancio letale, comunque perk molto più utili per quanto riguarda il PvE. Paradossalmente, infatti, l'arma trova un'applicazione migliore in PvP. Qui considerate che la media degli spari è di due colpi. Partiamo con due colpi e per uccidere una persona servono almeno due colpi. Anche perché, data l'alta cadenza e il fuoco automatico, non riuscireste a spararne uno solo. Come statistiche, l'arma è decisamente inferiore ad altri fucili a pompa, ma questa inferiorità viene compensata dall'alto impatto e dal fatto che spara appunto più colpi. Questo ci permette di uccidere nemici anche da distanze un attimino più lunghe, magari sparando un colpo in più, e di poter fare veramente parecchi danni alle super, tuttavia considerando che è comunque un fucile a pompa e che quindi sparando da distanze molto corte il rischio è elevato. C'è anche da dire che però, come già detto, una kill richiede di sparare più di un colpo e di conseguenza ci mette più tempo a killare. Un pompa normalissimo rollato bene quindi ci metterebbe decisamente di meno, considerando che appunto gli servirà solamente un colpo. In generale l'arma ha un rinculo veramente alto, dato anche dal fuoco automatico, una velocità di ricarica medio-bassa, per il quale vi consiglio assolutamente un caricatore potenziato, un impatto come già detto veramente alto a fronte di una bassa gittata, una cadenza di 360 colpi al minuto e un caricatore di 4. Fattore che influisce molto sul DPS, dato che dobbiamo ricaricare ogni 4 colpi, che per una cadenza così alta sono veramente pochi. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.